Purtroppo per noi stavolta il risultato è stato coerente con quanto visto. Perché dico questo? Dico questo perché, a differenza delle altre partite in cui abbiamo, escludendo la partita contro l'Alessandria, in cui abbiamo vinto pur non giocando in maniera decente, stavolta addirittura siamo in controsenso perché abbiamo provato a fare qualcosa di meglio. Il risultato finale non è stata vittoria, ma bensì un pareggio. Allora, parliamo un po' della prestazione e così magari mi rilascio subito al discorso appena detto. Allora, la partita di Livorno di oggi è strana, cioè è stata strana la prestazione. Perché? Perché Livorno ha, per il mio, giocato per poco più di metà in maniera più che decente. Addirittura ha provato a fare delle triangolazioni, che fra l'altro con una di queste siamo andati al gol. E poi per il restante il Livorno ha avuto un tracollo. Un tracollo che io l'unica spiegazione che mi do, e spero di sbagliarmi, è quella che la squadra è tuttora bollita. Bollita e, come dice sempre, magari non ha ancora raggiunto la condizione ottimale per poter reggere tutti i 90 minuti, ecco. Io spero di sbagliarmi perché questa cosa eventualmente questa cosa dell'essere bollita è venuta fuori verso, se non sbaglio, il 60-65esimo più o meno, minuto più, minuto meno, ora ce la può dire, e niente, è una cosa strana, perché non è tipo, ok, diceva che la Lucchese è fatta più avanti e te hai, tra virgolette, accusato il corpo, fisicamente non ce l'ha fatta più e quindi di conseguenza la sua partita è cambiata. No, è strana perché sei te che hai fatto fa determinate cose alla Lucchese. Ad esempio, il fatto di, come vabbè, quello però oggi di meno, però c'è sempre, il fatto di sbagliare qualche passaggio, il fatto di voler tenere da tutti i osti la palla perché magari nessuno partiva o perché il giocatore stesso ve la fa cazzi sua, in una maniera molto semplice. Non lo so. Resta di fatto che sono rimasto un po' male perché, vabbè, innanzitutto con tutto il rispetto per la Lucchese oggi era fattibile. E poi sono rimasto male perché si era partiti bene e poi ci siamo voluti danneggiare da soli. Infatti, come da titolo, l'abbiamo voluta pareggiare la partita. Perché? Perché era fattibilissimo. E boh, io. Altre soluzioni, io questo discorso io lo faccio principalmente per chi ha visto magari la partita, indipendentemente se l'ha vista boh, allo stadio o da altre parti, insomma. Io non credo che questo cambiamento sia dovuto appunto alle sostituzioni fatte, che magari, non lo so, ha fatto qualche cambio sbagliato e magari la squadra ha subito qualche conseguenza, perché più o meno ha fatto, secondo me, dei cambi giusti, calcolando anche che c'era stato, diciamo, il turno infrasettimanale, magari qualche giocatore era giusto farlo un po' riposare e farlo giocare di meno. Non credo che stasse lì. Quindi io l'unica soluzione che do credo sia stata dovuta alla condizione, diciamo, psicofisica della squadra stessa, che più che meno. Perché parlando obiettivamente, secondo me, prima di arrivare al tracollo, io credo che tutti i reparti, non singoli, hanno fatto una discreta partita. Forse il reparto che ha tuttora qualche problema, dato che magari i giocatori principali non giocano o si sono fatti male, vedi di tipo Cellini, è appunto l'attacco. Perché con tutto rispetto, momentaneamente, almeno momentaneamente, dell'Agnello non è in grado né di giocare sicuramente titolare e né tantomeno di entrare come sostituto. O lo metti a partita ormai decisa. Allora ci può sta, ma di certo, cioè, o non lo metti, di certo non lo puoi mettere come sostituto, né tantomeno come punta principale. Con tutto il rispetto, però, per quanto fatto vedere, dai, oh, dio questa parentesi, poi sono i discorsi dei reparti. Oggi, quando si è preso il gol del pareggio, cioè, si è provato ad attaccare, non in maniera pigiata, però si è provato un pochino a cercare di ritornare a vantaggio. Cazzo, l'attaccante va in aria, si riceve una palla alta, la stoppa e va verso la porta, poi piuttosto la metti dentro, aspetta qualcuno addirittura tira. No, questo ha fatto, questo ha stoppato il pallone, quanto la porta era lì, ha stoppato il pallone lì, ha posto di girarsi da di là, è tornato indietro, ha fatto rientrare tutti e poi ha fatto fallire miseramente l'occasione da gol, tra virgolette, anzi occasione. Insomma, comunque, dei reparti, più o meno tutti i reparti fino al tracollo.
hanno fatto bene. Io infatti non ho capito come mai c'è stata questa serie. Sarei bugiardo a dire che Livorno poteva chiudere la partita. Sicuramente ci sono state occasioni in cui Livorno poteva fare almeno un altro gol. Però del resto, se bisogna essere onesti, lo poteva fare anche a Lucchese. Soprattutto poi dopo il tracollo, perché lì c'è andata bene. C'è stato un momento che se Mazzolino non avesse fatto la super parata, prima di prendere poi bene l'azione dopo il gol, c'è stato un momento che ha detto vai, sta a vedere ora, se dovesse pareggiare si può addirittura a perdere. Ma lo sì, non è stato. Insomma, e questo è quanto. In maniera molto superficiale vi ho raccontato come sempre, più o meno, in maniera terra terra, come è andata la partita e come ha giocato un po' a Livorno, per il mio. E parlando invece dei reparti, appunto, vabbè, ho detto che forse il reparto è quello lì un po' più danneggiato, quello che ha giocato tra virgolette un po' peggio rispetto agli altri, è stato l'attacco. Entrando nei reparti, quindi andando nei singoli, io ragazzi non capisco. Parte con tutto il rispetto, a me non mi garba il terzino destro, il Barbone, Cavour, lì che si chiama Toninelli, sì, se non sbaglio ancora a capire il nome, non mi capisco Toninelli o Tolinelli, vabbè, non mi garba. Però parlando sempre della difesa, io c'è questo Rossini non lo capisco. Cioè c'ha un bagaglio di esperienza, dovrebbe essere tra virgolette il Beckenbauer, il Nesta, quello che vi pare per il Livorno, per D, in maniera molto esagerata, invece pare proprio, non lo so, un cane preso e messo in difesa. Ora, qualche errore per l'amore ci può stare, però oddio, cazzo, ha fatto certe cose, a parte un liscio, sì, un liscio clamoroso, quasi, nel primo tempo. Nel secondo tempo ha fatto girare l'uomo, manca a noi si è preso gol. Cazzo, l'esperienza dov'è? E allora di lì ti dico, fai giocare Borghese. Che parte lo metterai subito, subito Borghese titolare, poi decidete voi se fa giocare Gonnelli, Borghese titolare. Che fra l'altro Borghese è entrato quando mancava più o meno avanti 10 minuti. Per cercare di difendere il risultato, quando si era sempre su 1-0, poi purtroppo si è preso gol. Però lo vedi, di testa tutte quelle che sono capitate l'ha presi. L'ha presa lui, poi altro. Marcasso è messo a marcare bene. Fisicamente c'è la grande, è il gigante. La tua spalla, sì, ma metti lui. No, vabbè. E niente, questa era ancora per puntualizzare un po' il discorso di prestazione. E niente, peccato per la partita, perché come ho già detto prima, se me c'erano sicuramente le possibilità di uscirne con un altro risultato, magari una vittoria, dato che, ripeto, il Livorno addirittura era partito con il piede abbastanza giusto, però purtroppo sì, non è stato. Erano tre punti, cioè erano due punti importanti in più. Vabbè, niente, non credo ci sia di altro. Stavo pensando un po' alla cosa da dire, però le cose che Dio che dico sempre, quando ne parlo magari con, non so, come amici, con la gente, sì, quando si parla un po' di Livorno. Questa sera non so se l'ho mai detta, beh, eventualmente la dico adesso per la prima volta. Io spero veramente che poi con la dovuta calma possano tornare tutti i titolari e vedere magari il Livorno più costante a livello di prestazioni e magari giocare, non dico sempre, però quasi sempre come ha giocato almeno per metà partita oggi, perché se no ha fatto sicuramente una buona prestazione prima del tracollo, che ripeto per me c'è stato verso il 65esimo più o meno. E a proposito di prestazione, rilasciando il discorso prima del gol e della triangolazione, vanno fatti gli applausi a Lambrughi e Venetucci fra l'altro ha fatto il tuo secondo gol di fila fra l'altro per il gol, perché il gol praticamente l'hanno fatto loro dalla fascia sinistra nel centro ampo. Hanno deciso di fare una bella triangolazione, poi hanno fatto una triangolazione gigante, se fosse definita tale, e siamo arrivati al gol. Allora non so se l'avete visti, e se sì, probabilmente sì, beh, ci sono negli highlights, probabilmente c'è cioè questa azione lì, anzi senza probabilmente, e niente, vi consiglio di guardarla, per chi non l'avesse vista. Via, detto questo basta, andiamo altro perché sto allungando veramente troppo le ossa, ma non dovrebbe essere così. Niente, quindi ci rivediamo se ci sarà l'occasione di farlo. Parlo per me, riuscirò a vedere la partita, però sto vedendo tutte le partite, meno male. Ci vediamo al prossimo video, che appunto sarà il video commento, sarà incentrato sulla partita contro l'Olbia. Si va laggiù in Sardegna. Via.
detto le estenianti. Peccato perché oggi c'era sicuramente più possibilità oggi che rispetto alle altre partite di portarci a casa, in questo caso 2 punti in più, vabbè, 3 punti totali. Via, detto questo, ci vediamo al prossimo video commento. Ciao!